Lanciotto in maglia bianca si schiera con Galluzzo, Elasli, Fenu, Di Cosimo, Maddaloni, Marchesi. Lancio di Elasli a cercare Rachidi, prova a scappare Rachidi, pallone filtra, Rachidi davanti al portiere, tenta la conclusione, la palla si insacca in rete, il vantaggio del Lanciotto con Ayoub Rachidi all'ottavo minuto. Non è stata impeccabile la difesa del Cerbaia, aveva tentato l'anticipo Lotti, ci ha creduto Rachidi andando comunque a cercare il pallone che è passato. Vince il contrasto adesso Billeri, che prova a sfondare, Billeri va sul destro, la conclusione, palla oltre la linea di fondo, è stato bravo a liberare Billeri con il suo stacco di testa, adesso Billeri chiede e ottiene il triangolo con Faraoni, Billeri entra in area, va sul fondo, il cross per Fagni, il pallone è lungo, arriva Biserni che calcia, respinta di Red Elasli, ancora Biserni, passaggio interessante per Vasca in posizione regolare, Vasca davanti al portiere, realizza la rete del raddoppio per il Lanciotto. Il triangolo vincente con Rachidi, Roger Blaschi non ha sbagliato. Billeri ha dato per Baronti, la conclusione di Baronti, centrale, blocca a terra Galluzzo, chiusura da parte di Cantini in anticipo e allora esce, attenzione perché c'è un retropassaggio, calcio di punizione all'interno dell'area di rigore in favore del Cerbaia, ha recuperato il pallone con le mani Galluzzo sul retropassaggio di un compagno. Finta, calcia, palla respinta, il pallone viene calciato da Cecchi, palla sopra la traversa. Sarebbero state segnate le righe, allora il dirigente di casa ha proceduto ad un lungo lavoro, il Lanciotto non si accontenta, allora la bella giocata di Basso che mette al centro, non trattiene Fantozzi e poi il pallone viene allontanato dalla difesa del Cerbaia. Fenu salta Agostini, poi il lancio con l'esterno destro da parte di Ferrari, attenzione al retropassaggio in direzione di Fantozzi, vince il contrasto Rachidi, Fantozzi recupera il pallone e fa solo la sfera, chiede il rigore Rachidi ma il contrasto è stato pulito, che ha trovato decisamente il pallone. Adesso ci prova Giovanelli che salta un avversario, crossa verso l'area, attenzione, pallone di poco sopra la traversa, Basso serve per Blaschi che è in posizione regolare, Blaschi davanti al portiere, tenta la battuta ma non riesce a calciare, perso l'attimo Blaschi, attenzione al lanciotto, Rachidi prova a servire all'interno dell'area Blaschi, Blaschi la tocca in rete ma c'è l'offside, era proprio in linea l'assistente, azione viziata da fuori gioco, allora no, gol non convalidato. Rachidi prova ad andarsene, entra all'interno dell'area, alza la testa Rachidi, prova la battuta potentissima, palla di poco accanto al secondo palo, Blaschi è palesemente in posizione fuori gioco ma non fischia. Intanto il direttore di gara rileva un fallo da parte di Fantozzi ai danni di Blaschi e lo espelle direttamente. Attenzione a Blaschi che calcia sulla barriera, respinge il Cerbaia che calcia potente verso la porta, allontana Cecchi, Di Cosimo va a dare Lasli, la conclusione di Lasli, Giampieri si oppone, arriva Fenu, Cerbaia giunto a questo spareggio in condizioni rimaneggiate ma seguiamo Rachidi, Rachidi entra in area, pallone verso il secondo palo, deviazione di Fabri oltre la linea di fondo, perché pallone Billeri, Rachidi trova il pallone, attenzione a Fabri, Fabri davanti al portiere, la conclusione di Fabri, si insacca in rete per il 3-0, niente aveva potuto Giampieri e Samuel Fabri segna la rete che sancisce la permanenza del Lanciotto. E Cecchi, Cecchi forse commette fallo, ma arrivano i tre fischi del signor Martini, il Lanciotto Campi rimane in prima categoria con una partita perfetta, batte 3-0, un ottimo Cerbaia.